Allora, vogliamo cominciare appena vediamo l'immaginetta, privato, ok, perfetto. Ok. Sa, prova. Ok, si sente bene. Ok, aspettate che voglio vedere una cosa. Sì. Ah, ok, quindi sì, perfetto. Ok. Va bene. Questo qui, scusate, lo metto qua. Ok. Allora. Benissimo, cari amici, eccolo qua. Lo metto qua. Lo metto qua e lo metto qua. Anzi, facciamo così. Benissimo. Allora, perfetto. Ecco qua. Allora, cari amici, eccoci nuovamente giunti a un nuovo video. Gloria a Dio. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici veramente di tornare nuovamente con voi. Benissimo, oggi questa sera riesco anche a fare un altro video perché, come già detto, sono in ferie al lavoro, sono tornato a casa veramente poco fa e ho detto fammi fare un altro video perché mi è giunta una mail molto, come già detto, molto importante e vorrei dedicargli una risposta a questa mail molto, ma molto, ma molto intelligente. Questa è una domanda. Che dico del milione? Questa è la domanda da 100 milioni, veramente. Allora, io sono tantissimi mesi, scusate perché poi mi va via la voce a me quando inizio a parlare. Voi sapete che devo fare il rotaggio, il rotaggio. Ok, allora non si vede un H. Allora, se non si vede un H, la mettiamo qua. Perfetto. Oh, così si vede. Così sì. Benissimo. Perfetto. Allora. Quindi, che stavo dicendo? Voglio, come dire, sono molti mesi che avevo, in cuore di trattare questo argomento insieme un altro argomento. Ora, li avevo accantonati tutti e due, mentre, cioè, avevo deciso di non trattarli più. Mentre invece, essendomi giunta una mail, che appunto mi fa la domanda, come già detto, che dico del milione, ma da 100 milioni, ho cambiato idea. Ogni tanto si cambia idea e invece ho deciso di trattare questo argomento, malgrado la mia decisione. Mentre invece resto fermo sul fatto che comunque, per quanto riguarda il secondo argomento che ho accantonato, che ve lo voglio anche dire, quello non intendo più trattarlo. Perché? Perché in giro c'è una Babilonia oggigiorno che mette paura. Mette paura, c'è una confusione tale che io mi rifiuto di trattare determinati argomenti. Infatti io tanto tempo fa, oltre a questo argomento, volevo trattare l'argomento di Fatti degli Apostoli 2, quando leggiamo nella scrittura che i primi discepoli, no, vendevano tutto. E avevano tutto quanto in comune. Ma questo è un qualcosa che fa parte dei comandamenti di Dio, che oggi dobbiamo vivere, come ci si dovrebbe comportare alla luce di questo fatto qua. Benissimo, questo argomento veramente l'ho accantonato e per quello che riguarda la mia posizione di oggi non intendo trattarlo né pubblicamente, né privatamente, né tramite mail, né se qualcuno mi scrive.
perché veramente oggi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto attenti, perché la confusione è sempre di più grande, molto, molto, molto grande, ed è anche pericolosa. Addirittura ci sono persone che con molta facilità stanno prendendo anche strade diverse, strade, addirittura strade proprio che portano lontano da Dio, vedi la gnosi e quant'altro, ma d'altronde, come dire, queste cose è giusto che accadano in maniera tale che si veda chi è da Dio e chi non è da Dio. Amen. Gloria a Dio. Ad ogni modo, per quanto riguarda questo argomento, io ho cambiato idea e, gloria a Dio, desidero trattarlo. È un argomento di una semplicità inaudita da una parte. Dall'altra parte, paradosso vuole che è uno degli argomenti più difficili in assoluto, insieme a moltissimi altri. Tant'è che ancora una volta ci troviamo davanti un argomento che io personalmente non ho mai sentito parlarne, mai. Non ho mai sentito parlarne. Torno a ripetere, lungi da me la presunzione di pensare o di dire che sarò il primo a farlo, chissà quanti lo hanno fatto prima di me e mille volte meglio di me. Ma io non ho mai sentito trattare questo argomento, almeno come lo andremo a esaminare questa sera. Benissimo. Ad ogni modo, è talmente facile, ma allo stesso tempo talmente difficile, che è delicatissimo. Quindi non vogliamo far nulla senza prima pregare. Padre Dio della gloria, Signore, veniamo a Te. Signore, Tu sai ogni cosa. Tu sai, Signore, che noi vogliamo solamente portare la Tua parola e la Tua verità. Le nostre idee non ci interessano, Padre. Sì, Signore, Ti prego, guida il Tuo servo con lo Spirito Santo. Fai che tutto quello che si dirà in questa sera sia la Tua volontà e la Tua verità. Aiutaci a non aggiungere nulla, ma altresì a non togliere nulla, Padre. Ogni cosa Te la chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che Tu hai benedetto, innalzato, in eterno. Amen. Bene. Come sempre, tutto quello che diremo, che faremo, che leggeremo, lo diremo, lo faremo, lo leggeremo, tutto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene. Ora, prima di accingerci a leggere la Santissima Parola di Dio, vogliamo leggere la domanda da 100 milioni, che è questa. Allora, qui c'è un fratello che mi scrive, che ovviamente io non faccio il nome, perché voi sapete che quando mi scrivete a me, la vostra privacy viene sempre garantita al 100%, come giusto che sia. I veri figli di Dio si comportano in questa maniera. Bene, questo vale anche per i nemici, e quindi non c'è il nome. Benissimo. Ho lasciato, diciamo, quello che lui ha scritto in maniera integrale, omettendo solamente le cose personali che lui mi dice a me. Quelle le ho tolte, giusto? Quelle fanno parte della mia privacy. Ma per quello che attiene la domanda, io ho lasciato tutto intatto. Benissimo. Allora, questo caro fratello che mi scrive, che saluto, Dio ti benedica, mi dice quanto segue. Allora, ti chiedo cortesemente di dedicarmi del tempo a capire bene una legge. Infatti ti dedico del tempo. Normalmente io, quando mi si scrive sulla mail, sono 2 settimane da aspettare. Quando proprio faccio presto sono 3-4 giorni. Quindi, diciamo, con te sono, il fatto che ti sto rispondendo così, insomma, che non ti ho fatto aspettare 2 settimane. Normalmente però, insomma, c'è da aspettare quando mi si scrive nella mail. Quindi abbiate pazienza, e se mi dovrei riscrivere, sappi che adesso ti sto rispondendo in maniera abbastanza veloce, perché uno, sto in ferie e comunque è veramente una domanda importante, intelligente, non che le altre non lo siano, però in questo momento posso farlo. Quindi vuoi che io ti spieghi la legge che ci ha lasciato il nostro Signore? Ama il tuo nemico. Ok.
Ho letto in Matteo 5 che Gesù ci esorta di porgere l'altra guancia, di lasciare il mantello oltre la tunica. Ora, non metto assolutamente in discussione che è un ordine giusto, ma io sono un uomo, benissimo, e lo siamo tutti. Francamente sono abituato a reagire se qualcuno mi fa del male, ti capisco, perché anche io ho un passato abbastanza movimentato in questo senso, anche se non si direbbe. Sin da piccolo sono stato continuamente bullizzato, vedevo loro che prosperavano e io restavo un debole. Avanti con gli anni ho imparato a reagire occhio per occhio, dente per dente. Ok? Le mie domande sono: come si fa ad amare una persona che vuole umiliarti, distruggerti, farti continuamente del male? Ecco qui il problema, dove sta amare. Che cos'è l'amore? Poi lo vedremo. Bisogna essere nati di nuovo per compiere questo gesto? Ovviamente sì. Come si fa ad amare senza essere nati di nuovo? Per obbedire a questa legge ho tantissimo da correggermi, e questo tutti. Per questo non mi considero neanche nato di nuovo. Va bene, questo poi lo vedremo, Dio lo sa, queste sono cose, insomma, poi le vedremo. Mi impegno, ma sono anche consapevole che non basta. Sappiamo che Satana è il nemico numero uno di Dio, quindi il Signore ama anche lui. Bene, domanda. Lui dice, sappiamo che Satana è il nemico numero uno di Dio, quindi il Signore ama anche lui? No, no. Poi lo vedremo. E ripeto a dire che ho notato, infatti qui in parte c'è la risposta, ti sei dato la risposta a tutto questo in parte, ripeto a dire che ho notato che hai anche tu diversi nemici per il motivo prima citato. Tu li ami, lo hai visto se io li amo. Come sto agendo nei loro confronti? È qui il problema, che molti pensano che l'amore sia un qualcosa da circoscriversi a un sentimento, e no. L'amore non esclude l'esistenza del sentimento. Per carità, ci può stare, ma ci può anche non stare. E che fai, mo perché non provi un sentimento non ami? Ora vedremo tutto questo. Comunque, caro amico, caro fratello, hai fatto una domanda da 100 milioni, non del milione, ma da 100 milioni. Benissimo. Allora, come cominciamo? Vogliamo mettere la parola di Dio. Amen. Gloria a Dio. Allora, vogliamo cominciare. Allora, tu mi domandi, appunto, la legge ama il tuo nemico come te stesso. Allora, questa legge si trova in Matteo, gloria a Dio, ma aspetta, allora, no. Prima di iniziare, proprio oggi, stavo vedendo un messaggio del mio pastore Ezio Evangelisti, che adesso si trova alla presenza del Signore. E mi colpì molto un fatto che lui disse, che appunto si trova in Giacomo 3. Quindi Giacomo 3.2, dove leggiamo quanto segue. Poiché tutti falliamo in molte cose, se alcuno non fallisce nel parlare, esso è un uomo compiuto e può tenere a freno anche tutto il corpo. Ecco, intanto qui la scrittura ci dice una cosa molto importante, che se noi teniamo a freno la nostra lingua, riusciamo anche a governare il nostro corpo. Allo stesso tempo però ci dice che tutti falliamo intorno a molte cose, quindi falliamo, possiamo fallire anche nel parlare. E dobbiamo stare molto attenti, soprattutto quando parliamo della parola di Dio.
Stiamo vivendo in un momento storico molto delicato, dove c'è una grande Babilonia e dove molti si improvvisano nel fare cose che non dovrebbero fare. Per esempio, abbiamo bambini di 6, 7, 8 anni, 12 anni che li fanno salire sui pulpiti a predicare, a insegnare. Abbiamo giovani spiritualmente parlando con 4, 5 anni di fede e li mettono come un ministerio. Anziani fanno questo. Abbiamo ministeriati che, siccome hanno un determinato ministerio, decidono di improvvisarsi in un altro ministerio, no? Tu immagina uno che ha il ministerio di evangelista, parlo del ministerio di evangelista, che si improvvisa nel ministero pastorale. Ma sai che Dio non lo ha chiamato a quello, eh? Io adesso sto facendo un discorso generale. Dio non lo ha chiamato a quello. Lo ha chiamato a fare, non a evangelizzare come tutti possiamo evangelizzare. No, no. Proprio in un ministerio vero e proprio. E ci sono dei frutti. Si vede, l'albero si riconosce dal frutto. Se poi lui si sposta da questo ministerio e si improvvisa in un altro ministerio dove non c'è la chiamata di Dio, tipo il pastorale, questo fa un disastro. Viceversa, se un pastore ha ricevuto questo ministero per davvero da parte dello Spirito Santo e ha questo ministerio, se a un certo punto lui decide non di evangelizzare normalmente, come tutti possiamo fare, ma proprio di intraprendere in maniera, come dire, ministeriale, come dire, il fare l'evangelista o il fare il missionario, partire, andare in giro, fare il missionario, quando Dio non lo ha chiamato, ma sai quanti danni fa? Oppure uno che c'ha un semplice ministero di predicazione, se a un certo punto decide di improvvisarsi in cose che Dio non lo ha chiamato, tipo il dottore della legge. Ragazzi, qui ci sono persone, io non voglio fare nomi, che pensano di essere dottori della legge. Dottori della legge, ragazzi miei. Wow! Non so quanti ce ne saranno, ma pochi. Certo che ci sono. Il dottore della legge. Già l'ho detto, solo per cominciare, e poi non basta, deve conoscere, non come così, ma alla perfezione, il linguaggio originale della parola di Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento. Perché molte volte le cose non si comprendono proprio per la mancanza di conoscenza di questo linguaggio. E questo solo per cominciare. Infatti quelli che si improvvisano, che dicono di essere dottori della legge, dicono questo non è vero, e di qua e di là. Lasciamo stare, io adesso mi sto proprio sempre via più ritirando. Quindi è molto importante attenersi a quello che Dio ti ha mandato a fare. Quando Dio ti manda a fare una cosa, molte volte, Dio ti manda a fare questa cosa qua, io vedo che poi alle volte ci si sposta e ci si mette a fare altro. E si combinano tanti guai e tanti pasticci. Per esempio, io sono stato chiamato sostanzialmente a fare determinate cose che io so. E questo faccio. Posso avere il dubbio che Dio mi abbia chiamato a fare questo, ma dal momento in cui io mi vedo obbligato a farlo, perché non posso, e dal momento in cui quello che io sto facendo sono sicuro che viene, come dire, viene approvato dalla parola di Dio, no? Per esempio io mi sono trovato alla conduzione di una piccola comunità che io non volevo. Io ho sempre avuto il dubbio, ma sarà la volontà di Dio? Ma non avevo scelta e quindi l'ho dovuto fare per forza. Quindi io non so se questa è la volontà di Dio, ma so che quello che io sto facendo non va contro,
Cioè non è che io sto facendo un qualcosa che sta guastando l'opera di Dio, al contrario, per dire, io posso anche non avere il ministero pastorale, però sta di fatto che io mi ritrovo nel mio piccolo in una determinata situazione, gloria a Dio. Ma ahi di coloro che si improvvisano in determinati ministeri o determinate situazioni, perché poi si vanno a dire cose inesatte e si vanno a fare cose inesatte. Quindi noi sbagliamo tutti. Tutti noi sbagliamo, già sbagliamo quando ci troviamo nel posto giusto, questo voglio dire, alla fine. Figuriamoci se fuoriusciamo da dove Dio ci ha collocato a ognuno di noi. Quindi la domanda che tu mi hai posto, che è molto intelligente, è una domanda da una parte semplice, da una parte difficilissima per quanto riguarda ogni situazione specifica. Pertanto io ti darò una risposta estremamente generale, perché poi un conto è parlarne in maniera generale e un conto poi a mettere in pratica l'insegnamento biblico che io fornirò questa sera caso per caso. Infatti varia da caso a caso, da situazione a situazione. Ogni volta bisognerà agire in una maniera piuttosto che in un'altra maniera. Molto semplice. Quando tu dici, questo per esempio lo troviamo, aspetta che voglio fare... Allora, ho fatto un pasticcio, era normale che lo facessi, fa niente. Perfetto. Allora, ci riproviamo e ci siamo riusciti. Perfetto. Allora. Allora, tu mi parli di Matteo capitolo 5. Ok, questo è Matteo capitolo 5. Ok. Allora, Matteo... Ok, capitolo 5, quando tu mi dici il verso 38, voi avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico non contrastate al male, anzi, se alcuno ti percuote sulla guancia destra, rivolgigli ancora l'altra, ok. Se, ok, fermiamoci qua, quindi tu mi domandi questo, perfetto. Allora, io ti voglio spiegare questo passo per benino, ma come discorso generale. Tutto parte dalle leggi giudiziali che si trovano in Esodo capitolo 21. Allora, le leggi giudiziali sono quelle leggi, eccole qua, che venivano fornite ai giudici e... Come discorso generale, queste leggi vengono ancora oggi osservate non solo dalla Chiesa di Gesù Cristo, ma da tutta l'umanità. Ma lo si fa in maniera diversa. Perché? Perché intanto qui non è un qualcosa che la persona si trovava a vivere personalmente, ovvero doveva la persona che si trovava in questa situazione, tipo nel verso 21, quando dice, allora, no, verso 24, perdonate, eccolo qua, faccio un po' più piccolo. Allora, nel verso 24, quando dice, ma se vi è caso di morte, metti vita per vita, metti occhio per occhio, metti dente per dente, metti mano per mano, metti piede per piede, arsura per arsura, ferita per ferita, lividore per lividore. Qui non era un qualche cosa che, diciamo, ok, se uno veniva da te, ti dava una capocciata, allora tu dicevi, no, siccome tu mi hai dato una capocciata, io mo te ridò un'altra capocciata. No, non è mai stato così. Nella legge mosaica, questo non è mai esistito, queste erano le leggi, eccole qua, giudiziali. Quindi, se uno veniva da te e ti faceva un torto, puoi leggere tutto quanto, se ti faceva un torto, che ne so, ti rubava
una zappa o ti rubava un bue o ti ammazzava un bue o ti dava uno schiaffo o ti faceva un qualunque cosa, tu andavi dal giudice. Eccolo qua, andavi dal giudice. Infatti queste sono le leggi giudiciali, le quali tu proporrai loro. Quando tu avrai comprato un servo, servati egli 6 anni, ma al 7° anno se ne deve andare franco, libero, senza pagare nulla. Ok, tutte queste cose venivano stabilite dalla legge di Dio e venivano fatte osservare dai giudici. Ok, se qualcuno non osservava queste leggi dettate dal Signore e fatte osservare dai giudici e insegnate dal, come dire, dai leviti, dai sacerdoti, eccetera, eccetera, doveva pagare. Ok, quindi se egli sarà venuto solo col corpo, se ne deve andare col suo corpo e così via. E qui ci sono le leggi dei servi. Ora, qui ce ne sono altre, poi dice: quando qualcuno avrà venduta la sua figliuola per serva, noi non dobbiamo vedere la servitù, la schiavitù, qui c'è tutto un discorso che andava a servire dentro una casa, faceva la domestica, ma veniva anche trattata benissimo, almeno questo comandava la legge, che doveva essere trattata benissimo. Bene, e perché doveva, insomma, è come un vero e proprio lavoro, ma adesso questo esula, eh? Non esca ella di casa, insomma, come i servi ne escono, se ella piace al suo signore, insomma, c'è tutta, e queste leggi andavano usate. Bene. Ok, questo è quanto. Benissimo. Poi, nel verso 12 dice: chi avrà percosso un uomo, sicché egli ne muoia, del tutto sia fatto morire. Quindi, quando c'era appunto un assassinio, si andava dal giudice. Okay. E perché all'epoca c'era ancora, come dire, la pena di morte. Oggi la pena di morte non c'è più. Quindi, quando noi leggiamo nel 24, occhio per occhio, dente per dente, non era, attenzione, questo è importante, una vendetta personale, ma era un fatto di giustizia. Di giustizia, perché la giustizia regge l'umanità. Ora, questo concetto che esisteva allora, oggigiorno, sia dentro la Chiesa che fuori dalla Chiesa, continua a esistere come concetto generale. Tradotto: se io faccio un misfatto in questa società, ok, per ogni misfatto che io vado a concretizzare ci sarà una conseguenza. Più il misfatto è grande, più la conseguenza sarà grande. Più il misfatto è piccolo, più la conseguenza sarà minore. Per esempio, se io sono disperato, sto a girare intorno a un palazzo 100 volte, non trovo parcheggio, c'ho una persona invalida dentro la macchina, non so come fare, mi servono le medicine, devo un attimo scendere, andare a prendere ste medicine, la, insomma, no, ho il tempo contato, mi devo sbrigare, che faccio? Parcheggio la macchina in doppia fila, perché sono proprio disperato, un attimino passa il vigile e mi dice: perché hai parcheggiato la macchina in doppia fila, guardi, così così, c'ho un invalido in macchina, così, guardi, 2 secondi, non mi interessa, ti faccio la multa. Va bene. Niente, giustamente ho trasgredito la legge, pago e mi fanno la multa, quindi c'è una conseguenza, questo è. Quindi occhio per occhio, dente per dente, cioè la conseguenza è il castigo è rapportato al reato. Quindi questa cosa qui oggi ancora esiste, ma se io invece di parcheggiare in doppia fila, ok, a chiappo mitra, faccio una strage, non ci sarà la stessa conseguenza. Ok. La conseguenza massima, ok, qua, perché qui è proprio, qui lo vedi proprio, se è un occhio te cavano un altro occhio, se è un dente te cavano un altro dente. Ogni cosa ha la sua conseguenza, quindi si partiva da una conseguenza minima,
per un reato piccolo a una conseguenza massima per un reato massimo. La conseguenza massima era per il reato maggiore. Quindi qual era la conseguenza massima? La conseguenza massima era la morte. Questa cosa qua è cambiata in parte, come leggiamo in Ebrei. Se tu vai nell'Epistola degli Ebrei, non mi ricordo se al capitolo 9 o al capitolo 10, è scritto che la legge è stata riformata. Quindi non è che la legge è passata, la legge resta, ma non resta uguale, perché è stata riformata, c'è stata questa riforma. Nell'essere riformata, il concetto generale resta. Se oggi tu fai un reato dentro la Chiesa, spiritualmente parlando, o fuori dalla Chiesa, c'è una conseguenza. Anche dentro la Chiesa, quando si fanno determinate cose che non vanno fatte, c'è una conseguenza. Per esempio, quando il tuo fratello avrà peccato contro di te, vai, l'abbiamo letto poco fa nel video precedente, vai tu e lui da solo e riprendilo. Ecco qui, la conseguenza è la riprensione. Ma se a questo il tuo fratello aggiunge nuove trasgressioni della parola di Dio, ovvero non ascoltarti, allora tu che fai? Prendi e lo dici a due o tre o a tutta la radunanza, ma se ancora continua, ecco qui la conseguenza va sempre via più aumentando in virtù, diciamo, della grandezza della trasgressione. Quindi questa cosa qua, occhio per occhio, dente per dente, era un fattore di giustizia che esisteva allora. E il massimo della giustizia era appunto la pena di morte. Oggigiorno questo fatto della giustizia resta il fatto che occhio per occhio, ok? Non è l'occhio per occhio, ovvero tu vieni da me, mi dai una capocciata e io dico bene, mo tu mi hai dato una capocciata e io te ne do un'altra. No, non è questo. Ma se io ricevo, diciamo, se si va nella società o nella Chiesa a concretizzare un misfatto, questo misfatto bisogna appunto che in qualche maniera venga risolto. Ci deve essere una risoluzione, punto. Poi ci sono casi e casi dove una persona può, o altri casi ancora, un cristiano deve rinunciare, ecco, deve rinunciare a questo suo diritto. Dipende da situazione a situazione. Ed è quello che andremo a esaminare. Benissimo. Quando io vado in Matteo capitolo 5 e tu leggi, no, io vi dico, non contrastate al male, anzi, se uno ti percuote in sulla guancia destra, rivolgigli ancora l'altra. Quando io ero giovane nella fede, all'inizio non riuscivo a comprendere questo. Sinceramente non ho mai fatto domande, diciamo, molto, come dire, molto accurate in merito a nessuno. Poi con gli anni, con molti anni, alla fine sono riuscito, alla luce di un contesto biblico, a comprenderlo nettamente. Infatti, quando tu leggi la parola di Dio, la prima cosa che devi fare è considerarla nell'insieme. Quindi, è scritto in Matteo capitolo 4, il Signore Gesù ci dice una grande verità, ovvero sta altresì scritto. Quindi, quando tu leggi qua una cosa, sì, è vero, qui è scritto questo, ma questo va valutato alla luce del sta altresì scritto. Quindi, se uno ti percuote sulla guancia destra, rivolgigli ancora l'altra. Che significa questo? Se lo si vede solamente con un'ottica, ok, l'ottica di noi tutti che magari abbiamo un passato abbastanza movimentato, come ce l'ho avuto io, come ce l'hai tu e tanti altri, ma io non ho mai parlato della mia vita privata, passata, e non voglio farlo, lasciamo stare. Però
E noi diciamo si vede questo passaggio nella seguente maniera. Arriva uno, te dà una pizza in faccia, te rigira mezza, diciamo, te fa fa due giri sull'asse, no? E se ne va. Allora, mo che faccio io? Mo tu mi hai dato una pizza, mo io da chiappo, ti do una cavocciata, ti do un corpo sotto e ti inclino due costole e te mando lesso. Questo è l'uomo carnale. Ok, non è così al 100%, ma potrebbe anche essere questo l'esempio. Allora, a quel punto, se uno ti dà una pizza, non è che io mo gliene devo dare un'altra. Ma attenzione anche qua, e adesso entriamo nello specifico. Cosa significa occhio per occhio, dente per dente? O cosa significa se uno ti percuote sulla guancia destra, rivolgigli ancora l'altra? Te lo spiego. Ti faccio l'esempio estremo. Se c'è, per esempio, ok, una famiglia dentro casa, a un certo punto entrano dei malfattori dentro casa tua, ok, ti prendono tua moglie, scusate l'esempio, se ci sono dei bambini toglieteli, ti prendono tua moglie e iniziano a sforzarla, ok. Allora, siccome qui è scritto, ok, se uno, ok, ti percuote sulla guancia destra, dagli pure la sinistra, che significa ora, se entrano dei malfattori e iniziano a sforzare tua moglie, che fai? Gli dai pure la figlia? Perché qui è scritto se ti danno se ti percuotono la guancia destra, dagli pure la sinistra? Significa questo? Come si deve reagire? Oh, ma benvenuti che Dio, oh, mandati dal cielo, Dio vi benedica. Chi vi ha mandato, fratelli miei, il Signore è con voi. Ma voi vi immaginate una storia del genere? Ora, cosa fai tu davanti a una situazione del genere? Io ti parlo cristianamente. Ti parlo cristianamente, che cosa fai? Gli dai anche la guancia destra? A dei tipi del genere? Non mi pare che la scrittura dica questo. Vogliamo esaminare meglio la scrittura? Benissimo. Allora, è scritto in Romani. Allora, Romani, eccolo qua. Romani 13. Allora, ok, questo non me l'ha preso. Va bene così. Lo mettiamo qua. Ok. Romani 13, lo facciamo un pochino più grande, nel verso 3 è scritto che i magistrati non sono di spavento alle buone opere, ma alle malvagie. Alle malvagie. Quindi, nota bene, qui è scritto questa cosa qua che noi abbiamo letto, anzi qua sta scritto, scusate, ma qui sta scritto altresì. Quando, fai attenzione, quando noi leggiamo la parola magistrati, i magistrati agiscono in virtù della legge. Ma i magistrati come fanno che la legge venga osservata? Attraverso il braccio esecutivo. Qual è il braccio esecutivo del magistrato? Le forze dell'ordine, la guardia di finanza, i carabinieri, la polizia, la municipale, quello che te pare. Anzi, approfittiamo e salutiamo tutte quante le forze dell'ordine, dove abbiamo una infinità di fratelli che ci seguono anche in questo piccolo canale, e quindi li salutiamo con un santo bacio a tutti quanti. Dio vi benedica. Benissimo. Quindi i magistrati hanno a fianco il braccio esecutivo. Il braccio esecutivo sono appunto le forze dell'ordine. Benissimo. Quindi, quando mi succede una cosa del genere, no? Che qualcuno viene dentro casa mia e fa una cosa del genere, ovviamente, cosa si fa? Si interviene subito. Ora, se tu c'hai il fisico, che te lo puoi permettere, e questi criminali, ora che vengono le forze dell'ordine, ci pensi tu e li accartocci per benino, che il Signore ti benedica. Ben hai fatto. Ma non sempre, no? Uno c'ha il fisico, no? Ecco, per esempio tu prendi me, che ormai ho
tra un po' faccio 48 anni, ormai non me reggo più in piedi, oggigiorno, oggi come oggi, se vola una pizza, me la prendo tutta quanta e non ci posso fare niente. Ecco, magari quando ero giovane, no, qualcosina riuscivo a fare, per dire. Non tutti sono così, quindi, come dire, in certe occasioni tu non puoi far qualcosa, però quello che puoi fare, fallo. Se ti trovi in un posto dove c'è un reato in corso, ok, e non puoi intervenire fisicamente perché non, il tuo fisico non te lo consente, puoi sempre filmare, puoi sempre fare una telefonata, puoi sempre urlare, chiedere aiuto, quello che si può fare, ciascuno lo faccia. Quindi quando noi vediamo la scrittura che ci dice, no, porgi l'altra guancia, sì, ma fai attenzione, perché la situazione varia da caso a caso, perché ci sono anche i magistrati, vedi? Qui ci sono i magistrati vanno per la legge, altrove è scritto, altresì scritto, vedi? La scrittura è un puzzle bellissimo, ma va saputo armare. Paolo rimprovera i corinzi, perché per qualsiasi sciocchezza se facevano causa l'uno l'altro e andavano davanti ai magistrati, davanti ai pagani. Cioè, tu te rendi conto? Quindi, come dire, ma come da una parte ti dice vai dai magistrati e dall'altra parte Paolo li rimprovera perché andavano davanti ai magistrati. Ma allora ci devo andare o non ci devo andare davanti ai magistrati? Ovviamente questa posizione è una posizione nettamente stupida, che solamente lo gnosticino stupido, che poverino è gnostico, noi sappiamo che lo gnostico è stupido, non capisce. Ora, siccome noi non siamo gnostici, siamo cristiani, siamo intelligenti e le capiamo le cose. Non è che c'è da spiegare l'ABC della vita. Chiaro questo, no? Ok. Quindi, cosa significa allora porgi l'altra guancia? Quindi, in poche parole, parla delle proprie vendette. Nel senso che, te lo faccio adesso più spicciolo, se uno viene da te, uno, e ti dice, anzi, non ti dice niente, tu stai a camminare, arriva uno, pa, te dà una pizza in faccia. Una, e tu rimani così. Allora, dici, mo, siccome mi ha dato una pizza in faccia, oppure magari c'hai una decina d'anni di pugilato alle spalle, te viene istintivo, speriamo di no, gli dai in corpo ai costole e gli inclini, per dire, no? Se sa. Un attimo, secco. Quello è un altro discorso, però facciamo finta che tu te la prendi e quello solo ti ha dato una pizza. Allora, da cristiano, tu non puoi dire, mo lui mi ha dato una pizza, mo sai che faccio? Mo io gliene rido un'altra. Non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Però, ma prima di dirti il però, andiamo avanti. Se invece uno viene e ti comincia a dare 200 pizze, tu non è che stai lì, sì, te prego, oh, che bello, mandato dal Signore, amen, alleluia, più forte, fratello, no. Tu lo prendi e lo fermi. Non è che stai lì, lo devi per forza de cose fermare. Bene. Anche perché, facciamo un altro caso ancora. Tu stai camminando e vedi una signora di una certa età che a un certo punto viene aggredita da un ragazzotto malfattore, no? Così. E questo ragazzotto, ok, è giovane e molto più grosso di lui, è un delinquente e tu, potendo fermarlo perché hai il fisico che te lo consente e le capacità manuali che ti consentono, tu che fai? Proprio davanti a Dio. C'è questa signora di 60 anni, di 70 anni, che viene malmenata da un giovanotto, tu da cristiano intervieni perché c'hai il fisico e la capacità che ti permette di poter fermare questo mascalzone e lo fermi. Ora, perché tu puoi agire in difesa di una signora di 60, di 70 anni e non puoi agire in difesa tua quando vieni malmenato da una persona così? Semplicemente lo prendi avendo le capacità, insomma, si sa come si fa, chi lo sa fare, punto, fine.
Quindi diciamo che la scrittura non ha mai annullato il senso di giustizia. E torniamo a quello che ti dà la pizza, che ti ha dato una sola pizza. Sì, te ne ha data una, tu non gliene dai un'altra, però ci sono i magistrati. E tu quella persona, se da caso a caso, puoi denunciarla. Puoi mettere in mezzo i magistrati. Dipende da situazione a situazione. Quindi quando noi leggiamo, quando uno ti percuote sulla guancia destra, rivolgigli ancora l'altra. Guardiamo il tutto alla luce della scrittura, che va dalla Genesi all'Apocalisse, come discorso generale. Poi da situazione a situazione cambia secondo quello che ti viene fatto, secondo la gravità dell'azione, secondo le conseguenze dell'azione. Dobbiamo sempre valutare, perché una cosa che ti entrano dentro casa tua e ti fanno quella cosa che ti... l'esempio che ti ho fatto prima, tremendo, e un'altra cosa che tu, come ci capita, non dico tutti i giorni, ma spesso, a tutti noi che guidiamo, specialmente chi sta in una grande città metropolitana come Roma, come Milano, come Taranto, eccetera, come Messina, come tante altre, no? Che stai in mezzo al traffico 2, 3, 4 ore al giorno, no? Chi ti taglia la strada, chi ti dice parolacce, chi ti omena, oh, levate, hai capito perché se te levi, levate. Tu che fai? Te levi. Oppure stai fermo, davanti c'è una macchina e quello dietro che te suona, oh, se te levi di meno, davanti c'è una macchina, ma porta niente. Cioè, ci sono delle situazioni terribili. Terribili. Come agisci? Agisci che devi stare, che la carne ti dice scendi, ma lo spirito dice amalo, amalo. Dice ma io non provo niente. Non provi niente, ma infatti nessuno parla del sentimento. Ecco qui, dice tu li ami? L'amore va oltre il sentimento, perché il mio sentimento mi dice mo m'hai stufato, mo t'aggiusto io, ma lo spirito dice no, amalo. E quindi che fai? Lo sopporti, ecco l'amore. Mamma ha detto una parolaccia, prega per lui. Mamma mi ha toccata la famiglia, benedicilo. Ecco l'amore che cos'è, dice. Ma tu li ami i tuoi nemici, che visto che c'hai attacchi dappertutto? Certo che li amo, l'hai visto. Tutti gli attacchi che mi hanno fatto, ma mai visto mai. Comportarmi male, certo denuncio le dottrine, ma questo è amore. Denuncio le false dottrine, amen. Quando parlo contro lo gnosticismo, ma io sono duro, anche Gesù era duro, quando parlava contro i farisei, contro i sadducei, li chiamava razza di vipere, quante gliene diceva, ma non per questo lui non aveva amore. Certo che hai amore, questo è molto importante. Benedetto sia il nome del Signore. Quindi io attacco la dottrina, attacco l'ognosticismo deve essere attaccato. È una dottrina del piffero da quattro soldi. I gnosticini quanti gliene dico? Ma non è che vado poi che faccio video, che gli vado proprio a far del male, che li vado a denigrare. Come fanno loro che ti fanno i video per prenderti in giro? Questo è far male. O per ferirti nei sentimenti. No, io vado a attaccare le dottrine e i cattivi comportamenti. Quello sì, ma perché lo faccio? Per amore. Perché al di sopra dell'uomo io devo amare Dio. Quindi quando la scrittura dice, occhio però, se uno ti colpisce sulla guancia destra, dagli ancora la sinistra, cioè che vuol dire? Ecco, l'Apostolo Paolo molte volte ha rinunciato alla propria giustizia per amore dell'Evangelo. Poi ci sono, ecco qui, le situazioni classiche, no? Mi hanno raccontato una testimonianza di un cinese
che praticamente lui aveva un campo. Un campo, diciamo, di agricoltura. C'era il cinese a fianco che praticamente non mi ricordo che cosa gli faceva un danno, non mi ricordo se gli rubava l'acqua o eccetera eccetera eccetera, e questo qui è andato dal suo pastore e gli ha detto: senti, c'è questo che mi sta a fare questo e questo, è un reato. Il pastore gli ha detto: la prossima volta che tu vai a annaffiare il tuo campo, annaffiagli pure il suo. E questo ha fatto come gli ha detto il pastore. Tant'è che poi la storia si conclude che l'altro, poi colpito dall'amore di questo cristiano, ha accettato il Signore. Okay. Ci sono altri 100 casi che invece questo non è avvenuto, o addirittura che il non cristiano, no, fa del male al cristiano fino molte volte a ucciderlo, come ancora oggi avviene nei paesi dove c'è la persecuzione, dove c'è l'Islam. Cosa dice il Signore di fare in quei casi? Di scappare, di fuggire, perché ci sarà sempre un posto, una città dove fuggire, tranne che nella grande tribolazione non ci sarà nessun posto dove fuggire. Ma questa è un'altra storia, tant'è che Apocalisse 13 dice che tutti i cristiani saranno dati in mano, diciamo, all'anticristo. E poi ci sarà, come dire, la donna nel deserto, che rappresenta, come dice appunto, il sogno di Giuseppe, che è Israele. Israele sarà salvaguardato, ma come nazione, ma pochissimi sopravviveranno. Ma questa è un'altra storia. Quindi, proprio quando non si può far a meno, si deve fuggire. Però ci sono delle occasioni dove noi cristiani facciamo a meno dell'avvalerci di questo, dei magistrati e della nostra giustizia, per amore dell'Evangelo. Fammi riprendere la tua domanda. Perché uno dice, no, lascia il mantello oltre la tunica. Quindi, assolutamente in discussione, francamente sono abituato a reagire quando qualcuno mi fa del male. Capito? Questo penso di aver già risposto. Sin da piccolo sono continuamente bullizzato. Avanti con gli anni ho imparato a reagire. Come si fa a amare una persona che vuole umiliarti? Allora, fare la propria giustizia nei limiti, nel margine, nel range della giustizia di questo mondo, quando questa non contrasta le leggi di Dio, è un nostro diritto. Per esempio, mi è successo nel mio posto di lavoro che un giorno qualcuno entrò nella mia stanza, mi disse: ma tu devi fare queste cose qua. Poi, come un vigliacco, se ne andò via. Al che io aspettai 5 minuti e gli piombai dentro la stanza e chiusi la porta. Come li prendi così, cambiano subito. Li devi vedere quando stanno da soli che cosa sono, diventano dei micetti. Strano. E gli dissi: caro amico, se io ti ho fatto qualcosa, dimmelo e ti chiedo scusa, però ti voglio dire due cose. Io ho un dirigente e tu non sei il dirigente mio. Io ho il lavoro mio e tu c'hai il lavoro tuo. Domanda: che c'entri tu col mio lavoro? Perché tu mi hai detto questo? Perché tu mi hai detto quest'altro? Ecco, non me lo devi fare. Poi, se ci sono dei problemi, andiamo dal dirigente. Oppure, se c'è qualche cosa, ci scriviamo. Mettiamo tutto nero su bianco. Questo bianco arancione, no? Da quel momento, come mi vede, non dico che mi abbraccia e mi bacia, ma è diventato uno dei migliori amici miei. Ecco, quindi mi sono fatto valere. Quindi ci sono delle situazioni dove, quando tu vieni bullizzato, se puoi evitarlo, lo puoi evitare. Altre volte non lo potrai evitare. E allora come fare? Quando eri piccolo, ok, avanti con gli anni hai imparato a reagire. Quindi oggi non penso che tu hai dei problemi con questo,
Ma se tu hai dei problemi con questo, dove c'hai questi problemi al lavoro, fuori dal lavoro, puoi risolvere il problema? È una cosa grave? Si possono chiamare le forze dell'ordine? No, no. Laddove non è possibile risolvere il problema con le leggi di questo mondo e non si può far nulla, il problema diventa appunto grave. Dio è grande, io ho avuto parecchi problemi, tant'è che a me, quando io mi convertì, ho rischiato anche di che mi sparassero, per dire. Io c'ho, vengo da dove vengo, insomma, ho le mie esperienze fatte nel mondo. E Dio mi parlò, mi fece stare tranquillo e mi fece sentire come lui rideva dei miei nemici, nessuno mi ha toccato. Quindi molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Come si fa ad amare una persona che ti vuole umiliare? Ma torniamo a quello che già ti ho detto. Dipende. Allora, tu la devi amare, noi dobbiamo amare tutti. Intanto non dobbiamo rifargli il male. Però dipende quello che ti fanno, ok? Non è che se una persona ti entra dentro casa e ti fa quello che ti ha detto prima, che tu devi stare lì a subire, viceversa, ti umiliano, ti dicono le brutte parole e tutto quanto, ovviamente, che puoi fare? Uno prova a parlare, ma se proprio vedi che dall'altra parte c'è il rifiuto, lascia perdere. Lascia perdere. Se qualche volta vieni meno, perché siamo umani, possiamo venir meno, possiamo peccare, se hai peccato, prega Dio che ti dia la forza, prega Dio che ti aiuti a uscire fuori da questa situazione. Egli può farlo. Bisogna essere nati di nuovo per compiere questo gesto? Certo, perché è scritto in Giovanni 15:5 che senza di me voi non potete fare nulla. Se noi non siamo nati di nuovo, non possiamo far nulla. Abbiamo bisogno di essere nati di nuovo e di essere riempiti dello Spirito Santo. Io ho provato l'amore di Dio quando sono nato di nuovo. Dopo un po' di tempo, il Signore mi ha fatto provare il suo amore in maniera straordinaria. Questa cosa che io ho provato è durata 24 ore. E io posso dire che ho provato una goccia, perché Dio è infinito, dell'amore di Dio. Quello che io ho provato non lo posso descrivere, ma ti posso dire una cosa, che in quello stato in cui io mi sono trovato per 24 ore, che Dio me l'ha fatto durare 24 ore, tu mi potevi anche uccidere, tutta la mia madre, una moglie, un figlio, mi potevi fare qualunque cosa. Io ti avrei baciato, per quanto amore avevo dentro. È un qualcosa di sovraumano che Dio mi ha fatto provare. È durato 24 ore, poi è passato piano, 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 in maniera delicatissima. E ancora oggi mi ricordo questa esperienza, come dire, questo sono io, regolati di conseguenza, occhio a quello che fai. Perché conosceva il mio passato, dico, stai attento. Ecco qui quello che Dio mi ha fatto provare a me. Sì, guarda, io ti capisco. Non è facile, però hai bisogno dell'amore di Dio. Hai bisogno di essere nato di nuovo. Prega, passa del tempo in preghiera. Hai tantissimo da correggerti, anche io. Ognuno ha i suoi deboli, io l'ho sempre detto. Ecco perché io non do addosso alle debolezze degli altri. Io l'ho sempre rispettate le debolezze degli altri. Dove io mi impunto tanto è quando gli altri, per colpa delle proprie debolezze, poi vogliono porre dei carichi addosso a tutta la fratellanza. No, risolviti le tue debolezze con il Signore. Ognuno di noi ha le sue debolezze e la propria croce, le sue tendenze. Per questo
non mi considero neanche nato di nuovo. Questa è muoio. Allora, il fatto stesso che tu scrivi, vuoi mettere in pratica la legge di Dio. Quindi non sei di certo un uomo di Satana. Sei un uomo di Dio. Perché mi stai scrivendo, allontanati da tutte quelle cose che non hanno nulla a che vedere con Dio. Posti pagani, musica pagana, feste, discoteche, amicizie strane, gente che fuma, che beve, che si ubriaca. Stai lontano da posti dove c'è la violenza, stai lontano da tante cose. Faccio apro una piccola parentesi. Può un uomo di Dio fare sport da combattimento? Ok? Allora, io li ho lasciati. Però ti posso dire una cosa, che se tu sei un cristiano che fa parte delle forze dell'ordine, tu non puoi andare in giro a difendere la gente e poi via le pizze. Te devi allenare. Quindi dipende da persona a persona. Però, come se invece non fai parte delle forze dell'ordine e quant'altro, evita questi posti, perché ti rendono più violento. Che poi non è così, ok? Mo adesso tutta la gente che... Ah, ma che stai a dire? Il pugilato ti aiuta, ti tira fuori dalla violenza. Ok, mo io sto facendo allora tutti quelli che fate... Sì, lo so che ti aiuta proprio a non essere violento, ok? Però io mo adesso sto parlando nel nostro ambiente, no? È vero, non ti fa più violento, in teoria. Poi la mela marcia c'è sempre, però diciamo che qui c'è una persona, insomma, che ha determinati problemi. Se ho appena detto una sciocchezza, perdonatemi. Ok, però diciamo che lascia stare, insomma, fai altro, dedicati ad altro. Se poi fai parte delle forze dell'ordine, devi per forza di cose fare qualche cosa, altrimenti prendi gli schiaffi, punto. Se sei in carabiniere, se sei in poliziotto, ok? Non puoi fare il fio dei fiori, è chiaro, punto. Questa è la mia posizione. Poi, se altri hanno una posizione diversa, ok, poi. Dice, ti impegni, ma sono anche consapevole che non basta, ok? Noi senza il Signore non possiamo fare nulla. Sappiamo che Satana è il nemico numero uno di Dio, ok? Quindi il Signore ama anche lui? Allora, Dio non ama Satana, nel senso che Dio è amore e siccome Dio è amore, ha creato l'inferno. Perché esistono i carceri? Mo lascia stare se funzionano male, facciamo finta che funzionano bene. Perché esistono le carceri? Perché? Per amore. Perché se non ci fossero le carceri, tutti sti pedofili, assassini, ma tu stai, guardate il canale Grillonautas, si scrive Grillonautas, quello che sta succedendo in Messico, quello che sta facendo il narcotraffico, che entrano, nel Messico c'è una insicurezza che supera Siria, supera Iraq, entrano dentro le case, se tu non paghi il pizzo, ti violentano i figli di 12 anni, di 8 anni, le figlie di 12 anni, le bambine, ma quello che fanno. Allora, in una nazione, prendiamo la nostra nazione come la nostra, perché esistono le carceri? Perché tutta sta gente qua viene rinchiusa, perché se fosse lasciata, sai quello che combinerebbe. Ecco perché, per amore, e così è l'inferno. Perché esiste l'inferno? Per amore. Perché tutte queste persone che fanno del male, che non si pentono, che se tornassero in vita farebbero ancora peggio, la pagassero. Perché tu non puoi entrare dentro un appartamento, fare una sciagura, ammazzare tutti, distruggere tutti, decapitare tutti
e puoi andare su nel regno del cielo, beato figliuolo mio, vieni qua, ti do un bacio, benvenuto. Che, un Dio che non castiga, che non dà il proprio, come dire, quello che tu hai seminato, che tu non paghi, non è un Dio di amore, non è un Dio di giustizia. E che muore come è morto, vedi come è morto Totorina, come è morto, ma sai quanta gente ha ammazzato Totorina? Come è morto Totorina? Prima di morire lui ha detto: io non mi pento di niente di quello che ho fatto. Dove sta Totorina? All'inferno. Perché? Perché Dio è amore, perché Dio è giusto. Questa vita è un passaggio. A questa domanda ho già risposto. Benedetto è il santo nome del Signore. È scritto in prima Pietro 2.13. Siate dunque soggetti a ogni podestà creata dagli uomini, per l'amore del Signore, al re come al sovrano. Quindi noi dobbiamo ubbidire le leggi. E come noi ubbidiamo alle leggi, usufruiamo anche, laddove c'è, della protezione delle leggi. Quindi se tu hai una situazione incresciosa che la legge ti può aiutare, ben venga. Vedi e valuta tu il caso se è la situazione di usarla oppure di farne a meno per l'opera del Signore. Ecco qui io ti ho fatto un discorso generale, poi la situazione cambia di volta in volta. Infatti, poi dice nel verso 14, ai governatori come a persone mandate da lui in vendetta dei malfattori e in lode di quelli che fanno bene. Quindi loro si incaricano dei malfattori e ti fanno del bene a te, ti aiutano. Quindi dipende, alle volte non ci puoi andare, valuta da situazione a situazione, alle volte. È bene invece porgere l'altra guancia, sopportare per amore del Signore, rinunciare a determinati privilegi, a determinati diritti, eccetera, 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 no? È scritto in Prima Corinti, capitolo 7, quando parla del matrimonio, poco c'entra con questo argomento qua, però c'è un punto dove dice nel verso 31 che tanto questo mondo passa, quindi qualunque cosa fai, come se tu non la facessi, cioè di non porre troppa attenzione alle cose di questo mondo e anche ai dispiaceri di questo mondo nei limiti del sopportabile, perché se ti stanno a torturare, se puoi evitarlo, evitalo. Se puoi scappare, scappa. Se puoi scappare, quando dice, in Matteo 10, quando vi perseguiteranno da una città, fuggite in un'altra. Tradotto, quando hai una situazione incresciosa, se ne puoi uscire fuori, escine fuori. Se puoi risolvere il problema, risolvilo. E se non puoi, prega. Se devi patire come cristiano, allora patisci come cristiano e prega il Signore che ti liberi. Se pensi che è bene che tu non usi un tuo diritto, che tu non lo usi per amore dell'Evangelo del Signore, Dio te lo farà comprendere. Una cosa è certa, tu sei abbastanza giovane nella fede, perché non sai neanche se sei nato di nuovo. E quindi il Dio non ti chiede la luna a te. Di certo non ti chiede quello che gli dici, quello che gli chiede a un anziano. Non pretende da te quello che pretende da uno che ha decenni alle spalle di cristianesimo. Quindi il fatto stesso che tu ti stai mettendo in gioco, bene. Bada dove vai, bada a quello che i tuoi occhi vedono, bada a chi frequenti, bada a quello che ascolti, bada alla musica che ascolti. Bada perché il Signore sta per tornare, il Signore sta per aprire la sua chiesa. Se
Il Signore sta per portarsi via la sua Chiesa. Quindi bada bene a te. Non so se ti ho risposto, sai, perché io poi sto in streaming adesso, sto in privato. Quindi, qui manco sei di più, mollo, aggiorno. Quindi non... se dovrebbe vedere, e infatti, ed è sempre in privato. Quindi non so se ti ho risposto, poi fammi sapere tramite mail se io ti ho risposto. Ma sai, questo è un video così difficile che io non volevo fare. Sinceramente mi trovo in difficoltà con questo video, però mi sono posto in gioco, sai, ho fatto, senti, mettiamoci in gioco, vada come vada, tanto ce ne ho tanti dei guai, uno più uno meno, me ne hanno dette tante, ma chissà quello che mi diranno, ma chi se ne porta. Quando eravamo non cristiani ne abbiamo prese tante fisicamente, mo le prendiamo spiritualmente. E vabbè, pazienza. Lo rendo pubblico. Bene, caro amico, questo è stato il video. Un'altra volta. Mamma mia, vabbè. Questo è stato il video. Fammi sapere se ti ho risposto. È stato un video molto generale. Un video che non vuole assolutamente avere la pretesa di aver fornito una risposta accurata da situazione a situazione. È impossibile fare una cosa del genere. Qui qualunque cosa dici può essere anche... ti può venire contro. Me ne rendo perfettamente conto. Mi sono posto in gioco perché tanto non so se riuscirai a trovare un altro video del genere. Non dico sulla faccia della terra perché sarebbe presuntuoso, ma qui in Italia non lo so se riuscirei a trovarlo. Io non l'ho mai visto un video del genere e lo sto facendo, per quanto mi riguarda, è la prima volta che viene fatto un video del genere per me. È quello che io ho imparato negli anni con la mia esperienza, ti capisco, e dandoti un contesto biblico che va dalla Genesi all'Apocalisse. Ricordati sempre, è altresì scritto. Questo è stato il video, questa è stata la mia risposta. Io mi chiamo Alessio Evangelisti, che il Signore vi benedica. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Fammi sapere se ti ho aiutato. Dio ti benedica. Shalom.